Marco Bocci, Laura Chiatti, dopo un periodo piuttosto delicato. FINALMENTE Laura CHIATTIE. Marco Bocci tornano a vivere questi ultimi giorni con armonia e serenità. L'attore è stato ricoverato in ospedale recentemente, ma la moglie non ha smesso un secondo di stargli vicino. La dedica di Laura Chiatti a Marco Bocci. I due ieri hanno vissuto una giornata particolare. Il 5 luglio, infatti, Marco e Laura si sono giurati fedeltà davanti a Dio. Hanno promesso di amarsi per tutta la vita e si sono sposati. Era il 5 luglio di 4 anni fa. Davanti a Dio ci siamo fatti una promessa. Passeranno tanti altri anni, e quella promessa la rinnoveremo ogni giorno come quel giorno. Ti amo. GRAZIE. Da quell'amore, Marco e Laura avranno poi 2 figli. Chi è Laura Chiatti? Inizialmente cerca di affermarsi COME cantante, partecipando NEL 1994 anche alla TRASMISSIONE Karaoke, condotta di A Fiorello, in cui la 12enne Laura, tutta boccoli, AMARSCIANO, mostra una grinta inaspettata. La sua carriera prende un'altra strada quando NEL 1996 vince il concorso di BLLZZA Miss Teenager. Nonostante questo, continua a coltivare il suo talento canoro e incide 2 dischi in lingua inglese. NEL 2000 debutta come attrice. NELLHASOAPPERADI Rai 3, Un posto al sole, a cui fanno seguito 2 punti. Compagni di SCULACON Massimo Lopez, Carabinieri, Diritto di difesa, Incantesimo 7 e altri ancora. Passa quindi a L Cinema e NEL 2004, recita NELFILM mai più come PRIMADI Giacomo Campiotti. NEL 2005 è protagonista, insieme a Clady Cadiu, di Passo a 2, film in cui, oltre che recitare, balla. Il salto di QUALITY con accento grave nella sua carriera di attrice avviene NEL 2006. Con il film di Paolo Sorrentino, L'amico di famiglia, a fianco di Giacomo RIZZOE Fabrizio Bentivoglio, e quello della RIGISTA Francesca Comencini, A casa nostra, CON Valeria GOLINOE Luca Zingaretti. NEL 2007 è protagonista, insieme a Riccardo Scamarcio, di Ho voglia di te, film diretto di A. Luis Prieto, tratto di AL romanzo OMONIMO di Federico Moccia.
Nello stesso anno ritorna SULPICCOLO, schermo con la miniserie TV Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu, regia di Marco Turco. NEL 2008 è protagonista nel FILM Il mattino ha l'oro in bocca, un film autobiografico tratto dal libro di Marco Baldini sul gioco d'azzardo.